Buongiorno a tutti con Infomagazine su STV. Abbiamo con molto piacere l'ingegner Francesco Grandinetti che ogni tanto ci viene a trovare dopo gli svariati inviti che faccio io. A me mi fa piacere quando ce l'ho con me, insomma, perché l'ingegnere è uno che ci può raccontare un po' la mezza, diciamo, ogni volta, no? E tutto quello che ha fatto. Grazie. Io l'ho invitato, ingegnere, perché ieri c'è stata una bella conferenza stampa al Teatro Costabile di San Biase con la sua associazione Fondazione Grandinetti 1896. Sì. E si parlava di cinema. Siccome lei è una persona che proviene dal cinema, dai cinema che sono nati nelle Mezze Terme, e ne parleremo, perché innanzitutto la Fondazione Grandinetti 1896? Allora, buongiorno a tutti innanzitutto, grazie dell'invito, sono sempre gradito venire quando voi mi chiamate, sia per quanto riguarda la tua persona, sia per quanto riguarda STV di Francesco Santoro, che è sempre una persona che reputo come te parte di una grande famiglia che è stata quella che ha generato le televisioni nel nostro tessuto ametino. La Fondazione Grandinetti 1906 nasce perché ci siamo resi conto, innanzitutto spiego perché 1896 è la data di nascita di mio nonno, cioè del padre di mio padre, che ha praticamente di fatto è stato colui che è partito per ha costruito in tutti i sensi, mentalmente e fisicamente, il primo teatro cinema a Lamezia Terme, all'epoca a San Biase, e quindi da lì ha dato inizio ad una logica che aprisse le porte allo spettacolo, alla cultura, a un'imprenditoria a sana. Di cinema di sala parliamo? Sì. Qual era precisamente la sala San Biase? Quella dove c'era VL7, e adesso, per i più giovani è VL7. Esatto, sì. Che l'altro giorno il sindaco ha detto che verrà riaperto. Hanno fatto dei soldi trovati per rimettere a posto. Sì, sì, credo che abbiano usato i fondi del PNRR per poter inserire all'interno il rifacimento del tetto del teatro, che insomma è una cosa molto bella, perché è il primo cinema, cinema che a livello sonoro, anche se non il primo, il secondo della Calabria, quindi non è una cosa da poco, in quel cinema è iniziato il cinema non sonoro. Cioè io, cinema muto. Sì, io ancora ho la macchina dove si proiettava il film con il pianista sotto, quindi voglio dire, è una cosa molto bella, questa è una ottima iniziativa. Quando si parla di cinema alle Mezze Terme o in Calabria si fa il nome di Grandinetti. Beh, sì. È quello che diciamo portò le prime sale in Calabria, possiamo dire. Ma guarda, è così, nel senso che non è che uno, per dire che questo c'ha dei meriti, stiamo parlando di cinema, e quindi se parlassimo di altre cose magari non sarebbe la stessa cosa. Il cinema in un contesto storico agricolo come quello che era San Biase nel 1916, che quella è fare un cinema che diventò poi una sorta di agorà dove si riunivano le persone, le famiglie, dove tanta gioventù di allora si è cresciuta, no? Guardando il film molti imparavano l'italiano, per capirci, no? Così via. Erano momenti di vita in un ambiente si fumava, assolutamente, insomma, sì. E poi c'è stato si andava all'interno anche per nascondersi, molto spesso a guardarsi da lontano col fidanzato, insomma tante logiche storiche purtroppo un po' dimenticate, devo dire la verità, nel senso che non c'è la sensibilità per dare spazio alle cose che hanno determinato, diciamo, dei passaggi culturali, anche dei passaggi, diciamo, storici, perché il fatto che nasca un cinema in un ambiente come quello che
che era San Biagio del 1916, era certamente un salto di qualità, no? Certo. E quindi la fondazione, qual è lo scopo di questa fondazione? Lo scopo di questa fondazione, che non ha nessuno scopo di carattere politico, però arrivata a una certa età, parlare un po' di politica con lei, sì sì, dopo sono a tua disposizione, però quando parlo della fondazione Grandinetti 1896, appena nata, perché esce fuori dalle altre associazioni culturali, Teatro Grandinetti, Associazione Culturale Cinema Grandinetti e così via, diciamo che nasce perché a un certo punto nella tua vita ritieni che sia indispensabile lasciare un minimo di contributo alla crescita di tutte quelle persone che attualmente sono grandi, e andiamo alla conferenza di ieri, hanno grande professionalità, grande passione, grande sensibilità per fare qualcosa, ma non hanno la possibilità di fare il salto verso altre, diciamo, verso il mondo che gli dà la, diciamo, la notorietà. E allora la fondazione, quando individua e vede delle persone che possono avere, insomma, una possibilità di andare avanti, cerca, approfittando della storia imprenditoriale di ciascuno di noi, quindi nostra in questo caso, di mettere in contatto, per esempio come è avvenuto ieri, dove c'era questo valido regista con i validi attori che erano lì dietro insieme a lui a presentare questo film che hanno prodotto interamente qui a San Biagio, con protagonisti di Ranese, con costo zero completamente, usando tecnologie all'avanguardia che si usano anche ai livelli, diciamo, chiaramente con le giuste proporzioni anche nei grandi centri di produzione hollywoodiane, senza nessun contributo pubblico, senza nessuna, ma solo con passione e voglia di fare. E allora a questo punto tu dici: ma esistono delle potenzialità molto spesse trasparenti agli occhi dei potenti, allora facciamo in maniera tale, se io ho ancora un minimo di, diciamo, di appeal per poterli far emergere, oggi per esempio i giornali sono pieni, i potenti non ce l'hanno questa attenzione per i deboli, chiamiamoli deboli, perché ieri ho visto, ne abbiamo anche parlato sul Manifesto, per esempio, se sì, me lo passo un sì, minuto. Parliamo di COI 02, cioè il patrocino della regione Calabria, della provincia di Catanzaro, provincia di Vibo Valentia, e poi ci sono i vari marchi comune di Lamezia Terme. Di questi patrocini non c'è, diciamo, neanche zero lire, è patrocino gratuito che non serve a niente. Sì. Allora, cioè, quando dovrebbero incentivare proprio questi ragazzi ad andare avanti? Esattamente. Allora, il discorso è questo qui. Come ieri è stato spiegato da Anton Giulio Grande, mi convince questa cosa che lui ha detto ieri, il patrocinio di per sé è un fatto positivo. Perché il patrocinio, che cosa vuol dire? Ho visto il prodotto, ho visto le persone che ci sono dentro, e mi sento nelle condizioni di poter dire che vale la pena investire su questo discorso, nel senso che gli do il valore vero di quello che hanno fatto, e quindi questo ha un senso. Però, dovrebbe essere così. Esatto, però se questo è fatto non per mettere il timbrino sopra, ma se è fatto veramente con la consapevolezza di aver vissuto, di aver visto, di avere capito l'importanza di questa cosa. Se invece viene vista solo come un discorso così pubblicitario, per me, e allora, per me viene visto, io dico la mia, sì, per me viene visto come un mezzo pubblicitario, se il film è a un certo livello nazionale, pubblicitario nazionale, perché la Film Commission Calabria, come può essere la Film Commission Sicilia, la Film Commission qualsiasi regione, non penso che promuove qualcuno film che fa parte dello statuto, piccolino, ma per qualche appoggio politico, ma no, certo non promuove i film che non porta pubblicità a Film Commission Calabria. Allora, perché a Film Commission Calabria conviene fare l'appalto con la RAI, conviene fare l'appalto con Canale 5 e lasciare l'intervista al giornalista famoso, non al giornalista locale, è tutta una mossa pubblicitaria. Allora, guarda, la nascita della Film Commission
In Italia non è un fatto negativo, perché l'Italia è il paese dove nascono film straordinari, sono d'accordo, e che ha necessità di avere delle strutture regionali di supporto ai giovani artisti, dovrebbe essere ha così. Assunto piano piano un ruolo anche di carattere turistico, no? Nel senso che, per esempio, ogni regione ha la propria Film Commission. In questo momento, per esempio, ci sono quei Mare Fuori, che è una serie che è pubblicizzata anche dal Film Commission Campana, eccetera. Ti accorgi che ogni volta che vedevi una bella scena di Napoli, della situazione, ne eri attratto, quindi hanno un loro ruolo importante. Però ci sono anche quegli spot che è stato uno spreco di soldi, che sappiamo, quello con Raul Bova, insomma, infatti, che fu criticato un po' a livello internazionale. Ma infatti, assolutamente, però con Muccino, vedi, dico sempre una cosa, che la degenerazione delle cose avviene in tutti i settori. Però si tratta di degenerazione. Non, io sono ormai, sarà il discorso determinato dell'esperienza, perché ormai lo posso dire che abbiamo esperienza, perché l'esperienza non è determinata ad essere più bravo uno dell'altro. L'esperienza vuol dire di aver vissuto una vita intensa e di aver raggiunto un'età tale che ti permette di dire ho esperienza, no? Certo. Quindi la degenerazione nei vari settori avviene sempre. Avviene dalla magistratura fino ad arrivare alla Film Commission, come hai detto tu. Però quella è degenerazione, non è una consuetudine, cioè la generalizzazione delle cose è sempre male. Quindi è vero, all'interno della Film Commission sono tante state cose che magari sono state spinte più dalla raccomandazione che dal vero valore della situazione. Esatto. Ma questo, da qui a generalizzare, diventa una cosa complicata, no? Vale in positivo e in negativo. Allora, per ritornare a noi e magari dare il discorso finale, la cosa ridicola è che una manifestazione come questa, fatta dalla Metini, per poter essere, diciamo, proiettata gratuitamente con ingresso libero, anzi lo dico a tutti i cittadini che c'è un ingresso libero il giorno 14 aprile di questo film, dove gli attori si gratificheranno soltanto vedendovi all'interno, perché anche questa manifestazione sarà a totale spesa della struttura operativa. Però l'associazione ha dovuto pagare. L'associazione ha dovuto pagare la sala per poter proiettare. No? Quando potrebbe essere patrocinio gratuito. Secondo me non quando potrebbe, quando invece dovrebbe essere non solo una cosa che si dà gratuitamente, ma dovrebbe essere una cosa che si apprezza in maniera seria. E quindi l'invito mio è che il 14 aprile all'ingresso alle ore 18 ci sarà questo film, dura un'ora e mezza. Credo che sia giusto andare per dare il giusto gratificazione agli attori, con il regista, con l'idea che non state andando a vedere un film che è diciamo candidato all'Oscar di Los Angeles o a Cannes, ma è un film dove all'interno va individuato tutto lo sforzo che c'è stato per usare tematiche importanti come il clima, come l'ambiente, come l'intelligenza artificiale, come l'uso ormai degli oppiacei medicinali che condizionano l'uomo e così via, e contestualmente far vedere che esistono delle potenzialità tecniche da parte di questi ragazzi, che se avessero i soldi necessari avrebbero attori professionisti che magari non avrebbero la stessa passione di quelli, certo, ma questi che ci sono adesso stati possono diventare invece parte dell'associazione che sponsorizza e manda avanti un progetto che loro con tanto sacrificio hanno mandato. È un Sebastiano Basile, che è un regista che, se avesse la capacità economica per poter continuare a lavorare serenamente, farebbe cose grandi. Che poi con il 02 è il secondo, devo dire, è stato fatto abbastanza. Ma, insomma, parliamoci chiaro. Vedere un'astronave o vedere un mostro che cammina tra l'abbazia di Corazzo sul corso di Lamezia fa effetto. Insomma, poi è tutto artificialmente. Fatto bene. Quasi tutto in una stanza, quindi si immagina. Poi è stato bravo il regista, perché ieri parlavano che ci sono tutti questi attori, ma gli attori fra di loro non si sono mai incontrati. Sì, sì, nel senso è che è tutto in sala di montaggio. Sì, perché all'interno di questa saletta, che è tutta quanta verde, per capirci, come in questo momento noi stiamo parlando, dopo un poco io faccio finta di parlare con chi ho davanti, che in realtà non c'è,
Quando poi l'altra persona, l'altro attore parla pensando che io sono davanti, quindi le difficoltà, e poi tutto quello che voi vedete in questo momento blu dietro di me diventa ad un tratto un mare, una tempesta, un cielo. Una volta tecnicamente si chiamava il chroma key. Era un'altra cosa che il chroma key, però diciamo era la nascita, esatto, di una nuova analogica di questi esatto. Sistemi. Allora, ingegnere, poi adesso che ci parliamo di cinema, voglio allungare un po' sì. Il discorso sul cinema. Ultimamente è stata fatta una programmazione alla Mezzaterna sul cinema. Sì. Apprezzo l'idea dell'associazione che hanno voluto il cinema alla Mezza, ma io che ho vissuto insieme a lei, come tanti altri che hanno fatto televisione alla Mezza, e abbiamo vissuto il cinema, mi ricordo che c'è il cinema Asta, il Capitol, Teatro Grandinetti, aveva San Biase, insomma tutti i cinema in contemporanea aperti, il cinema funzionava di un altro modo. Io vorrei sapere, sono cambiati i tempi? Oppure, perché mi ricordo che per avere un film bisogna andare alla casa cinematografica, avere una storicità di tecnici, di sale, sì. E poi ti veniva dato il film in percentuale, sì. Insomma, sono cose, sì. Queste sono cose tecniche. E bisogna vedere determinati giorni la proiezione, invece è stata fatta una proiezione degna, però con film, diciamo, con la proiezione di due giorni. E come è cambiato il sistema di distribuzione, quello che voglio dire? No. Allora, innanzitutto è cambiato il mondo sotto il profilo cinematografico, perché ormai il cinema non ha la stessa caratteristica di una volta, nel senso che oggi è tanto il prodotto cinematografico in televisione che credo che sia una delle crisi più grosse, se non consideriamo quella degli anni 80, 70, 80, insomma, questa è una delle crisi più grosse che esistono, no? L'iniziativa che è stata fatta lì al Teatro Granetti è lodevole, ma è un'iniziativa che, per come è stata pubblicizzata, che è una presa in giro, nel senso che dire si riapre il cinema alla Mezzia, cioè parliamo di un mese, eh? Sì, ma al di là di questo, anche se fosse tutto l'anno, se tu dici riapriamo il cinema alla Mezzia, è una frase bugiarda, nel senso che non è vero, cioè il cinema è tutta un'altra storia. Per chi fa esercizio cinematografico, ma il sindaco non ha interesse evidentemente, e né i suoi assessori, non ha interesse a parlare di cinema, chi fa il cinema, parlare di teatro con chi fa teatro, parlare di ballo con chi fa ballo, no? E così via, ha interesse a portare avanti le persone che sono a lui più vicine, evidentemente, e quindi poi prende in giro i cittadini dicendo abbiamo riaperto il cinema. Il cinema non vuol dire fare una rassegna cinematografica, aprire il cinema non vuol dire fare una rassegna. Quella è una rassegna che tante altre associazioni gratuitamente stanno facendo in città, nelle proprie sedi private, con i propri costi, e quelle sono rassegne, quelle sì, oltretutto con una base culturale un po' più targettizzata, ma in questo caso specifico questa hanno fatto una rassegna cinematografica facendo pagare 7 euro un biglietto con film che sono film che sono a giorni stati su Amazon Prime, su Netflix, eccetera. Per esempio oggi leggevo l'associazione della Calabria che invita tutti per i primi di aprile a vedere il film Tutti tranne te, no? che è un film che sarà su Netflix nel mese stesso di aprile, facendo pagare 7 euro. Ci sono stati film che erano stati già su Netflix e quindi addirittura ci sono stati film in chiaro sulla Rai che sono stati inseriti all'interno. Allora dico, se uno deve dire ti piace l'iniziativa che hanno fatto, la risposta è sì. Ti piace così come hanno portato avanti questa pubblicità su riaprire il cinema alla Mezza? Dico di no, perché quella è una presa in giro, tant'è che all'interno del cinema ci sono poche persone. Cinema vuol dire continuità, cinema vuol dire portare avanti con continuità un'attività. Cinema vuol dire fare magari le rassegne nel momento
vuoto della giornata, favorire invece i film di prima visione, no, diciamo, di prima visione in anteprima subito, cioè in contemporanea, la logica in contemporanea nazionale, perché nelle case cinematografiche non ti danno i grandi film se tu non hai una tenitura, ma questo è per gli addetti ai lavori, capito? Cioè non è che... Però capito, cioè, quando il sindaco va a dire abbiamo riaperto il cinema, cioè, voglio dire, lo può dire pensando che gli altri che sono di fronte sono delle persone ignoranti, capito? Mentre invece poi ci sono attività, l'esercizio cinematografico è una cosa, è molto importante, capito? Non è una cosa così, è un'industria. L'esercizio vuol dire avere la possibilità di andare a contrattare con le case cinematografiche e dire io te lo tengo 2 settimane ma dammi in uscita nazionale questo film. Io mi ricordo che lei aveva nella struttura di quelli del cinema, aveva le persone che scegliva i film, mi ricordo. Sì, c'era Ciccio Caligiuri. C'era Ciccio Caligiuri che faceva uno studio sui film che uscivano l'anno prossimo. Ma non c'è dubbio. Non e c'è le dubbio. Programmava già per Natale. Ma non c'è dubbio. E voi, non so se sbaglio, mi corregga, lei prendeva i contatti già con le case cinematografiche. Assolutamente, perché la concorrenza... Già chiudevi il contratto per Natale, sì, già da questo periodo, molto diciamo, spesso si davano, 7 mesi prima. E molto spesso si davano gli anticipi, se tu prendevi no, ricordo, quel film, sì, si volevano l'anticipo. Se lo volevi. Qui stiamo parlando di film, capito, che il cui costo può essere 400 euro, 350, alcuni altri meno, più o meno sono questi. Che vengono inseriti. Di lire. Sì, quindi capito, cioè, è una cosa che non è giusto prendere in giro le persone, capito? Mentre è lodevole in tutti i casi se avessero detto abbiamo iniziato una rassegna cinematografica con i film quasi in contemporanea per favorire, però a 1 euro, a 2 euro di entrata, no? A 7 euro. Non può essere ogni cosa collegata al profitto. Già il profitto ce l'hanno perché hanno un teatro a disposizione, tra virgolette, gratuitamente. Quindi questo sarebbe una cosa in più. Ecco, tutto ingegnere, qui. Quanto... A lei come persona, per la famiglia, sì, sì, mi auguro anche che il peso è abbastanza, sì. Diciamo il teatro, il cinema, sì. Io penso che lei cammina per la città della Mesitema, come lo vedo tutti i giorni, penso che passi sempre dal teatro, perché certo. C'è sempre dei suoi... Abita mia sorella. Abita la sorella, l'avvocato signora, la casa di mio nonno. Che saluto caramente, anche se il suo nonno, le sue proprietà, diciamo, certo. Poi passa... Cinema Astra, dove c'era il Barretto, sì. Dove c'era il Cinema Astra, che era uno dei nuovi, certo, che l'ultimo certo. Che ha fatto, c'era la mini sala, poi c'era il Capitol, sì. Insomma, era tutta una storia grande lettera, fatta a piedi, no? Di cinema, di cinema. La via del cinema era là, dove ci fosse questo di suo nonno, sì, 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 sì. Insomma, la sua vita era là. Sì. Ogni volta che passa, va un pensierino a tutta la storia che ha passato. Sicuramente. Quella via. Sicuramente. Via Tevere. Allora, via Tevere, via Tevere è quella dove c'era il Capitolo, sì. Via Cassoli, cioè, è quella. Via Cassoli è il teatro. Sì, sì. E quando passa no. Da San Biase? Come? No? San Biase, sì, quando passa da San Biase, no? C'è una nostalgia in più, che era quella che mi portava con mio padre, perché tra i figli mio padre doveva guardare quello di San Biase come film, come cinema. E allora alle 2 del pomeriggio delle domeniche andavamo, io piccolino, andavamo con lui a seguire l'attività a San Biase, quindi avevamo una porticina che entravamo, ci mettevamo indietro, io mi appoggiavo alla schiena, al muro, papà guardava perché stava alzato, poi mi faceva figli, se ti vuoi sedere siediti che io intanto, no, sto con te, e giravo sempre cioè, così. Che... si provava? Cosa si prova? Ma guarda, c'è un misto tra la nostalgia, senza però senza affondarci dentro, no? La nostalgia di momenti passati con gli affetti che non ci sono più, quindi tante cose che noi ricordiamo dalla nostra infanzia, anche se sono brutte, diventano belle, certo, non so certo. Come posso dirti. Sì, 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 sì. Il dispiacere determinato da cose, perché io non avrei mai venduto il teatro negli altri locali se non fossero sopraggiunte certo. Situazioni di carattere economico determinate dalla mala giustizia.
Cioè, nel senso, e questo che è un altro capitolo della sua vita. Sì, è un capitolo, però è un capitolo, duro, un capitolo che sta continuando dal 1993, quando subì un'ingiusta detenzione che provocò tutto quello che mi fa guardare con nostalgia e dispiacere il fatto che il teatro oggi non sia più mio, che il Capitolo non sia più mio, che l'Asta non sia più mio, che Politea non sia più mio e che il Teatro di San Biagio non sia più mio. Diciamo della sua famiglia. Sì, diciamo della mia famiglia, però quando poi è avvenuta la vendita era mio, certo. quindi insomma insieme alle mie sorelle, ai miei cugini, però chiaramente è stata una, diciamo, una vicenda di errore giudiziario che nessuno pensa, che ha determinato un errore giudiziario che ha determinato il mio arresto, che ha determinato in anticipo un avviso di garanzia che mi ha portato poi a fare un concordato preventivo dell'azienda, che quindi ha portato alla vendita di queste cose, una vendita che io non avrei mai voluto fare, capito? Cioè non avrei mai voluto portare avanti perché era la mia vita, ma che ho dovuto fare e ho saputo realizzare, diciamo, ho saputo da lì, da queste prove che la vita ti dà, capire che nulla finisce, nel senso che se hai la forza, la tenacia e la convinzione che tutto può andare avanti nonostante tutto, le cose vanno avanti. E quindi quando passo sento quel dispiacere, no? Dispiacere per esempio di vedere delle persone che gestiscono il teatro come se fosse loro, mi segui, per esempio, con la, mi permetto di dire, con la stessa, non con la stessa filantropia con la quale lo gestivo io, cioè le persone che oggi gestiscono il teatro, a prova di smentita, magari qualcuno potrebbe smentirmi, io mi piacerebbe poter fare un dibattito anche con queste persone che ho nominato fino adesso. Io gli vorrei fare delle domande, mi permetto, dopo gli voglio fare delle domande. Sì, però questa che te la dico, scusa. Le persone che oggi gestiscono il teatro hanno fatto attività teatrale, musicale da noi quando nessuno gli dava una lira ai fini di contributi per poter gestire, gliele davo gratis, no? Cioè io ho testimonianze della famiglia Pollice che ringrazia in maniera, era, non te la faccio vedere perché mi dispiace adesso in questo momento dal fastidio, dove ringraziava l'intervento eccetera eccetera, quando poi invece si entra in una logica di gestione di un teatro che sembra privatistica, quando il comune ha speso dei soldi per acquistarlo, cioè, e non l'ha fatto. Ma questo qui, sai che ti dico, cioè, la riconoscenza non è di questo. Sai che non mi interessa, forse sai che succederà da qua a 100 anni, quando i tuoi figli avranno la nostra età, i miei figli avranno la nostra età, no? Quella è una brava persona, ha fatto tante cose belle, ma a me non me ne frega niente di questo, a me interessa però far capire alle persone che non è più un momento di prendere il giro alla gente, capito? Cioè l'esercizio, cioè fare teatro non vuol dire prendere le compagnie che vanno a Catanzaro, a Cosenza, a Reggio Calabria e farle girare anche a Lamezia, sempre magari con la stessa. Fare teatro vuol dire fare attività di produzione, aprire gli spazi per far produrre ai giovani che hanno piccole associazioni di cooperative di teatro. Fare cinema vuol dire avere un teatro, vuol dire favorire queste persone. Comunque, ingegnere, con tutto, io ho fatto la domanda, i ricordi sì. che lei ha sì. tra il cinema, tra il teatro, il Capitolo, l'Astra. Poi a un certo punto lei, dopo tutte queste vicissitudini, si è un po' esiliato a Nocera, dove ha le sue altre proprietà, no? E lei vive a Nocera. Questo è un allontanamento, diciamo, dalla città di Nicastro, forse anche per un dispiacere interno che avrà sempre. Meno, come si dice, occhio non vede, cuore non dove. Ma questo no, perché voglio dire, questo non è così. No, l'ho detto io, non è no, che... No, io ti sto dicendo, questo non è così. Primo perché a Nocera ci vado solo per lavoro, io sono qui a dormire e vivere e mangiare alla mezza. Secondo perché... No, la vita quotidiana diciamo la fa sempre. Beh, cioè, perché il mio lavoro è là, è come dire a te che la tua vita quotidiana è in televisione, sì. Cioè io lavoro là, aiuto, sto aiutando i miei figli a portare avanti questa grande iniziativa appunto che sono dei ragazzi.
ragazzi, la Grandinetti, fortunatamente sono dei professionisti che stanno facendo hanno fatto diventare lavoro. Questa cosa, chiaramente hai dovuto fare delle trasformazioni, per cui nel momento in cui dici quella è la tua villa, oggi non è la tua villa, oggi è la villa di tutti, cioè la villa di chi la può usare. Ma cosa c'è più bello di poter portare avanti delle iniziative all'interno di quello che ti è rimasto e da lì ripartire in una maniera così? Oggi la Villa Grandinetti è una delle ville più ambite per quanto riguarda convinto, i matrimoni. Che la Villa Grandinetti, il nome Grandinetti, sì. Per chi sa la storia, io mi vanto di sapere un po' di storia, non tutta la storia. Ma perché siamo, abbiamo vissuto insieme. Lei nel momento, non lo dimentico mai, nel momento dell'arresto, la morte del suo papà, ci sono stati momenti che io ho vissuto insieme a lei, no? Come hanno vissuto anche Francesco, Santoro stesso, Pino Ferraro, poi Paolo ti dico Giura, una cosa che ricordo di te. Tutto quanto, no? L'abbiamo vissuto. Io mi ricordo che ci fu, lei aveva quanti dipendenti, lo ricordi? In tutta Italia era circa 600. Aveva 600 e non erano pochi, no? Lei portava un'economia a Lamezia, era l'economia di Lamezia, no? Era ricca Lamezia, mi ricordo, Piazza d'Armi, si parlava di Grandinetti, pagamenti precisi. Lei quando fu arrestato, le solite le voci cattive poi ci sono sempre, no? Dice che Grandinetti si è mangiato la piela, lo dico in dialetto, e il figlio si è mangiato i soldi per fare la televisione. Invece lei chiamò il capo dei dipendenti e prima che tutto chiudesse il tribunale lei pagò a tutti i dipendenti, cioè lei affrontò tutti i suoi guai giudiziari che poi risultarono in innocenza, pagò a tutti in quel momento, quando in quel momento lei poteva dire blocco tutto e non pago a nessuno, no? Sì, fare un fallimento, per fare un fallimento. Invece lei questo l'ha fatto e nessuno gli riconosce questa cosa bella che ha fatto nei confronti di molti lametini. Ma io penso che invece lo riconoscono in tanti, perché se no non ci sarebbe stato l'esploit politico quando io mi presentai, perché se le persone avessero pensato che ero tra virgolette un bandito, non avrei avuto il successo elettorale che ho avuto, e quindi insomma non penso che sia così. Io faccio una differenza. Però sai che c'erano le voci così, no? Ma stiamo scherzando, non solo c'erano così, ma siccome poi purtroppo affiora sempre la cattiveria nelle cose. D'altro canto, le voci che in quel momento giravano erano nel momento storico in cui ero ancora perseguitato dalla mala giustizia. Esatto. Per cui io dopo 10 anni che sono stato assolto perché il fatto non sussiste. E in questi 10 anni che è successo il concordato preventivo. Mi preme dire che è un concordato preventivo che ancora non è finito, cioè dopo 32 anni. Cioè veramente una cosa assurda, cioè 32 anni che hanno coinvolto la mia vita per 32 anni dove io ero tra virgolette morto economicamente, nel senso che non mi potevo muovere, no? Ancora oggi non mi posso muovere perché c'è un concordato preventivo in atto e non si capisce ancora neanche il perché. Quando si parla di mala giustizia, vedi, quando si dice quella famosa frase io ho fiducia nella magistratura, secondo me non c'è cosa più ipocrita di questa frase, perché chi viene colpito da un avviso di garanzia dice sempre io ho fiducia nella magistratura. Se dovesse esserci qualcosa, io non l'ho mai detto questa frase, anche quando c'è stata l'epoca, perché io posso soltanto dire spero che quel magistrato che ha la mia causa sia una persona coscienziosa e che sappia leggere esattamente le carte senza pregiudizio. Ma lei l'ha sempre detto poi. Esattamente, mentre invece detto, all'epoca esisteva il pregiudizio verso l'imprenditore, sì. E quindi è successo quello che è successo. Ma da lì, capito, io ancora sono vittima della mala giustizia, perché ancora oggi non è finito un concordato. E non voglio entrare nel particolare, cosa che magari in seguito farò con una conferenza stampa ad hoc sull'argomento, non esiste neanche un rapporto che ti permette di poter accelerarlo questo percorso, no? Di chiusura, e tutto questo mette nella condizione che nella mia mente non esiste un caso di mala giustizia che è stato risolto dalla soluzione perché il fatto non sussiste, ma anche dal fatto che continuo a vivere una situazione, capito, di ingiustizia. Non è possibile, se non in qualche paese africano, che ci sia qualcosa non completa dopo 32 anni.
cioè è veramente una cosa assurda. Una domanda, voi avevate tutti questi dipendenti, insomma eravate l'imprenditore con Merlo, il numero uno che c'erano in Calabria, sì. E in Italia, no? Perché voi costruivate i ponti autostradali. In Italia i numeri uno no, ma certamente per il sud eravamo... Per il sud avete fatto ponti verso il nord Italia? Sì, sì, no, mi riferivo al numero uno. Voi avevate a che fare con gente di malaffare, con tutti i tipi di gente, no? Di malaffare, ma vi siete sempre saputo svincolare tra il delinquente, diciamo, di turno, il mafioso di turno e la persona per bene. Ma guarda, voi eravate amate di tutti. Vorrei chiarire, avete avuto a che fare, vorrei chiarire questa frase, noi non abbiamo mai avuto a che fare, noi abbiamo subito certamente spesso angherie da parte della 'ndrangheta, però dovevate stare certe cose che la 'ndrangheta non necessariamente importa. Perché se tu ricordi bene io ho denunciato le estorsioni, quindi voglio dire, e c'era diciamo un filo sottile, capito, che divideva la logica dell'estorsione da una logica, diciamo, stiamo parlando sempre di roba di 35 anni sì, fa, sì, no? Certo, cioè certo. Magari ti accorgevi che le persone che lavoravano all'interno, magari nei movimenti terra, nelle situazioni, potessero essere persone, tra virgolette, diciamo, non direttamente collegate, interne, ma almeno c'erano, te ne accorgevi, e in quel caso specifico, siccome non esistevano delle leggi di salvaguardia come oggi l'interdittivo, eccetera, eccetera, non avevi motivo per dire certo, di no. Certo. Però ecco, anche queste cose sono frutto di. Guardate, adesso vi dico una cosa fondamentale. Io non riesco mai a pensare di non essere figlio di mio padre. Io sono stato figlio di mio padre, certo. E continuo a essere figlio di mio padre. Chiaramente vorrei che intuissi la motivazione, l'essenza di ciò che dico. Oggi io ho un'età superiore all'età di quando mio padre è morto. Certo. Mi sono spiegato. È morto a 50? No, è morto a 62 anni, io ne ho 67, no? Quindi sono diventato più grande di lui, no? Pensare che io oggi possa avere più esperienza di lui... perché molto prima, non so, mi mette nella condizione di avere una responsabilità ancora maggiore. Ecco perché io non mi esimo mai da poter fare qualcosa per la città, capito? Cioè, io ormai sono in una condizione in cui ho avuto tutto dalla vita, capito? Cose buone e cose brutte, quindi come in tutte le parti dove una persona cresce. Ho avuto il dolce amaro. Ho avuto il dolce amaro che secondo me è il giusto equilibrio che ci vuole per far crescere una persona e crescere una famiglia, sapendo cos'è la sofferenza e sapendo cos'è invece la gioia di vivere, eccetera. Cambiamo eccetera. Argomento, perché adesso andiamo un po' sulla politica, perché sì. Mi interessa il discorso, però mi dovevo dire una cosa su di me. Ah sì, cioè, ricordo che quando mi arrestarono, mi portarono al tribunale dopo la prima notte in carcere e mi portarono in tribunale con le catene. No, con le catene, che sono degli affari di metallo che si giravano così e mi tiravano davanti. E mi fecero salire tutte le scale del tribunale, con gli operai che c'erano lì, perché era assolutamente assurdo. E allora vorrei che ricordasse, vorrei che tutti quanti focalizzasse un attimo, specialmente ai giudici, lo dico, così è importante. La valutazione di uno che viene tirato con le catene per tre piani fino ad arrivare sopra, bersagliato dalla stampa come un truffaldino che in quel momento aveva fatto un sacco di operazioni, tirato in catene... e tu sentirti innocente, come puoi tu vivere quel momento della tua vita? Lo vivi in un momento pazzesco. Certo. Allora, ricordo te, che avevi la macchina fotografica. Erano i primi servizi. Ti cercavano le fotografie, sì. Chissà quanto avrebbero pagato quella fotografia, sì. Eccetera. Tu stavi per scattare la foto, me lo ricordo come se fosse adesso, era alla scala, alla seconda rampa del tribunale dove adesso... C'erano i carabinieri fissi che si mettevano in posa. E tu hai abbassato la macchina fotografica e ti ho visto che ti era uscita una lacrima. Cioè. Questo fatto, che sembra una banalità, a me ha fatto colpo perché...
mi ha dato la forza per capire che evidentemente c'erano persone che non ridevano su quello che era avvenuto, certo, non erano contenti su quello che era avvenuto, ma c'erano persone che magari mi conoscevano meglio, che pensavano all'assurdità di ciò che stava avvenendo. E quindi era questo che ti volevo ricordare. E da allora però sappi che io non ho una foto di quella lì. Lo dice sempre, chissà perché non hai scattato quella foto? Sì, perché l'avrei pagata tanto, perché quello sarebbe... io l'avrei fatto pagare. Sarebbe un... sì, vabbè, l'avrei pagata volentieri. E sarebbe stato un monito, capito? Perché non esistono... Tu prima mi dicevi della Film Commission che ci sono logiche politiche. Ma nella magistratura, ragazzi, nella magistratura ci sono giudici condannati. Certo. Condannati per peculato, lo stesso giudice che ha arrestato me poi ebbe problemi, che adesso non c'è non più, c'è più purtroppo. Cioè, è stato soggetto a incriminazioni da parte della magistratura, capito? Quindi stiamo parlando di cose assurde, cioè, com'è possibile che una persona che è stata condannata da un giudice che poi è stato invece a sua volta condannato... sì, quello era il giudice D'Agostino, adesso mi stavo riferendo, una persona che viene condannata da un giudice che a sua volta a distanza di anni viene condannato per concussione, per traffico di influenza, eccetera, eccetera, quella persona condannata come si deve sentire? Non si deve sentire? Allora, questa frase abbiamo... fiducia nella magistratura? No, io ho fiducia nei magistrati seri e non ho fiducia nei magistrati non seri. Bene, abbiamo raccontato, mi piace sempre parlare allora, dimmi cosa parliamo volevi chiedere alla politica. Parliamo di politica. Insomma, da qua 12 mesi, anche se il sindaco dice sempre 15 mesi, ma io dico, mo sono 12 mesi, questi mesi diventano. Io spererei prima, però Non so, io dico 12 mesi come è stabilito, no? No. L'amministrazione finisce a novembre di quest'anno, siccome però la legge elettorale prevede che si debba votare alle prime elezioni nazionali utili, cioè più gli accorpamenti, a novembre non esiste allo stato attuale una possibilità che ci siano più votazioni in Italia, più regionali, eccetera. E quindi la prima votazione vengono poi diventa ad aprile. Se dovesse succedere invece che all'interno di queste situazioni possa nascere che qualche regione vada a votare prima, allora può succedere. 12 mesi, sono 12 mesi. E lei sa che con un altro giornalista che è Paolo Giura, che lei ha cresciuto, insomma, la sua famiglia si è cresciuta. Ma è venuto abbastanza alto adesso. Stiamo facendo un programma a livello ironico io e lui, dove si parla del fantasindaco, ormai si parla di fantacalcio, noi parliamo del fantasindaco. Sì. E invitiamo la gente a dire un nome, di essere messo in una lista di un fantomatico, di una fantomatica lista. No? Sì. E c'è molta indecisione nella gente, insomma, non fa i nomi, chi dice il suo nome, chi si autocandida, insomma c'è già un po' di fermento a livello politico lametino, anche se si dice di no, però 12 mesi volano. Il PD, sappiamo che il sindaco Mascaro è entrato in Forza Italia, vorrei spiegare da parte sua questa entrata in Forza Italia cosa porta al sindaco Mascaro a una futura candidatura, e voglio sapere da lei, tesserato PD, a che situazione è il PD, perché il PD non riesce a trovare sia in nazionale che a livello locale, diciamo, un accordo sempre, e di solito si consegna l'idea di amministrazione automaticamente alla destra. Perfetto. Non so se la domanda. No, perfettissimo. Allora, per quanto riguarda il perché il sindaco sia andato a Forza Italia, opinione. Magari lo chiederai a lui quando sarà. Chiesto, sarà nel momento in cui, non voglio entrare nel merito, so soltanto che per me è sempre stato un'amministrazione di centrodestra dall'inizio, indipendentemente dai giochi interni, dalle situazioni interne. Ma porta vantaggio alla Mezia in questo momento l'ingresso di Mascaro alla città della Mezia? Ma lo svantaggio che questa amministrazione sta portando alla Mezia non può essere recuperato da nessuna situazione di carattere tattico.
se l'unica cosa che può portare vantaggio può essere un vantaggio a lui, perché magari essendo ormai in un partito che sta crescendo, che ha un presidente regionale, che quindi ha la possibilità di dire la sua, potrebbe favorire una ulteriore candidatura, che ben venga qualora lui decidesse di ricandidarsi pensando di aver fatto. Ma deve decidere anche il partito, penso. No? Sì, sì, però ormai conosciamo bene Paolo, nel senso che è una persona che è così determinata che se magari non lo candidano con Forza Italia, non lo candidano come centrodestra, magari si presenta da solo, va ad altre, magari dividendo la situazione. Poi ancora ci sono le europee davanti, dobbiamo vedere come però 12 mesi passano, ripeto ancora. Sì, sì, però in mezzo alle 12 mesi poi c'è anche le europee. Le europee che sono a giugno, no? Che sono a giugno, eccetera. Mentre invece nel parlare del PD, io attualmente sono appunto il presidente del PD, il segretario Gennaro Masso, posso soltanto dire due cose fondamentali. La prima è chiedere perché io sono del PD, perché io sono nato come movimento civico, ho portato avanti le istanze per la Lamezia. Chi mi conosce sa esattamente come la penso ideologicamente, e quindi magari a loro devo spiegare poco, mentre invece a chi invece mi individua come una persona che era fondamentalmente, diciamo, una persona che l'industriale, l'imprenditore, quella persona tra virgolette che pensa più al profitto che al sociale, e allora quelle che pensano a quello devo dare una spiegazione. Allora, nella mia formazione culturale, per me lo Stato sociale è una delle cose principali, cioè il diritto, il preservare i diritti negati alle persone, per me sono l'elemento essenziale. Oggi è vero, molti dicono che non esistono più le ideologie, ormai è diventata una frase molto, diciamo, molto ricorrente, non esistono più le ideologie. Forse sotto il profilo così sociale, sociologico, le ideologie effettivamente non esistono, ma esistono le diverse sensibilità. La sensibilità del centrodestra o della destra, meglio ancora, è molto diversa dalla sensibilità di chi è di sinistra o di centrosinistra. Nel senso che la sensibilità vuol dire avere sensibilità diverse, vuol dire un uomo di centrodestra e un uomo di centrosinistra la pensa nella stessa maniera dell'immigrato. Cioè, in quell'immigrato il centrodestra vede una persona che gli caccia lavoro, che invade la città, che le invade culturalmente, che gli fa cambiare il modo di pensare. Un uomo di centrosinistra lo vede come una cosa positiva di integrazione, di modifica del tessuto mentale, di capire che ci sono delle diversità che possono solo aiutare e che l'integrazione sia un vantaggio e non uno svantaggio. In un uomo di centrodestra la salute viene vista come il diritto certamente di tutti, e con la stessa intensità promuovendo in maniera assolutamente chiara la sanità pubblica rispetto alla sanità privata, o favorisce la sanità privata a dispetto della sanità pubblica, o quantomeno, se non a dispetto, quantomeno alla pari della sanità pubblica. Un uomo, una donna di centrosinistra pensa a una sanità che sia una sanità per i deboli, cioè ci sia una sanità che mette nelle condizioni le persone di, quando sono malate, di pensare soltanto al fatto di guarire, non al fatto di trovare i soldi per guarirsi. Sì. Quindi una persona che è di sinistra, di centrosinistra, pensa soprattutto a questo, e oggi mai come oggi ci rendiamo conto che questo fatto dell'essere americanizzata la nostra sanità, che porta ad avere una visita diciamo specialistica entro 2 ore se paghi, e dentro 2 anni se non paghi. Questo un uomo di centrosinistra non può essere, non lo potrebbe mai permettere. Una persona che non valuta che oggi esistono tanti tipi di famiglie, tanti tipi di religioni, tanti tipi di laicità, certo, è una persona di sinistra. Una persona di destra è quella che parla in maniera, diciamo, pappagallesco, patria, onore, patria, famiglia, eccetera, quando non si rende conto che il mondo oggi
ha un'unica patria che è il mondo stesso, perché quando noi andiamo a mare a Gizzeria troviamo la plastica che ci arriva dall'Africa o ci arriva addirittura dall'oceano, per capirci, no? Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è più una patria fatta da confini, ma esiste una patria che è determinata dall'umanità. L'uomo di sinistra queste cose le valuta e le valutano con attenzione. Le persone che invece non sono di quest'area la pensano diversamente. E qui nasce il perché io sono del PD. Insomma, quelle adesso siccome sono un po' superficiali. Non sono superficiali, hanno una loro filosofia di vita, non sono superficiali. Per loro il profitto è un elemento essenziale per creare sviluppo. Per noi il profitto deve essere qualcosa che debba essere necessariamente resa equilibrata per tutte le fasce sociali. Io non riesco più ad andare in ospedale vedendo persone che non riescono a farsi una visita, specialmente quando vedo che io le 200 euro in tasca per fare la visita ce l'ho. E quindi l'altro giorno sono andato lì a fare una visita per un mio amico, lo dicevo l'altra volta, e quello arriva, se la volete fare privata la facciamo anche oggi pomeriggio, no? E io avevo i soldi in tasca e potevo farlo, vedevo le persone vicino che non ce la facevano. Mi dovete credere, me ne sono andato, non ce l'ho fatta in quel momento a fare questa operazione. Ho dovuto dimenticare questa scena. E queste scene sono scene che fanno male. Non solo fanno male, ma che non vanno dimenticate. Certo, certo. La gente oggi ha bisogno di avere delle persone lì dentro che pensano al futuro loro, dei loro figli. Non, e poi c'è necessità oggi, parlando di Lamezia, per non fare solo filosofie, ecco, per esempio la guerra, un'altra cosa è la guerra, no? Tutti pensiamo che questa guerra è lontana, non riusciamo mai ad immaginare una famiglia fatta da marito, moglie, nonno, figli, eccetera, costretti ad andarsene. Perché gli è arrivata la bomba sopra, no? E l'abbiamo proprio dietro l'angolo. E l'abbiamo dietro l'angolo e non riflettiamo che la guerra fa male dovunque esso sia, no? E quindi è una cosa che va. Allora, queste sensibilità diverse ti portano a fare una scelta. Il fatto di non essere più una struttura soltanto civica, pur avendo le stesse sensibilità, è perché se tu vuoi dare un contributo da sindaco, da altro, qualsiasi altra situazione, ti sei reso conto che se non c'è una coalizione che appoggia la candidatura a sindaco, qualunque essa sia, non riesci a vincere da sola. Questa coalizione, diciamo, il gruppo del PD non ce l'avrà mai. Ma non riesce ad averla. Ma io non so se non ce l'avrà mai, perché noi stiamo lavorando su questo. Io personalmente sto lavorando su questo, sto cercando di unire. Non è facile, perché le incrostazioni che ci sono... Perché è vecchia la storia questa cosa. Sì, le gelosie, ma nessuno più della sinistra è così. Però una cosa è certa, è che quest'anno il consiglio, cioè il direttivo del partito, e con tutte le loro diversità all'interno, le nostre diversità all'interno, è spinto a creare un'unità. E questo per forza di cose deve diventare. Siamo spinti, per esempio, a non accettare persone fuori dalla nostra portata, diciamo, politica, nel senso non vogliamo persone calate dall'alto, ma persone che vengono. Una frase che mi ha fatto riflettere: eravamo io e Paolo Giulio all'ultima riunione che avete fatto al Cosco, il PD, no? Sì. Che avete organizzato sulla sanità. Sulla sanità. E ho incontrato la dottoressa, perché stavamo facendo il programma con Paolo del Fantasindaco, abbiamo incontrato la dottoressa Lomondo, che salutiamo, e scherzando gli ho detto se lei era interessata ad un'eventuale candidatura. Lei ha smentito quella famosa intervista che diceva io non mi candido, non ho intenzione di candidarmi. Chiuso le telecamere, mi chiama dalla porta, eravamo io e Paolo con altri testimoni, e fa Giovanni scusa, sempre... che non mi facciano arrabbiare, perché se mi fanno arrabbiare mi candido stasera. Cioè cosa vuol dire questo? Beh, cosa vuol dire? Lo dobbiamo dire lei, lo dobbiamo chiedere. Io quando lo incontrerò glielo dirò. Però ti dico subito, ha un motivo questa. Io non penso che ci possano essere all'interno della nostra diciamo città tante persone che oggi sono pronte a candidarsi a sindaco. Essere candidato a sindaco vuol dire avere esperienza amministrativa, non è più come dieci anni fa. È cambiato un po' tutto. Cioè, l'esperienza amministrativa è importante, sapere le leggi è importante, avere l'autorevolezza necessaria è importante, sapersi presentare agli altri è importante, sapere dare fiducia ai cittadini è importante.
E quindi ci sono tante cose. Tu metti tutte queste cose vicine, la conoscenza delle persone verso del quella persona. Sì, no, ma la conoscenza della persona da parte dei cittadini. Cioè non arriva una persona, pum, pum, fate le analisi vecchie, escono delle persone una volta. Ma perché che... poi c'è gente locale che non conosce il proprio territorio. Assolutamente, questo è sicuramente questo così. Questo possiamo fare quando diciamo... è stata la candidatura di Guarascio. Ottima persona, però non aveva la conoscenza territoriale. No, ma soprattutto il problema della candidatura di Guarascio non è tanto, insomma, è il fatto che è arrivata in 5 giorni, capito? Dopo 5 giorni. Solo questo, perché poi è un imprenditore, sì, certo. Va avanti, cioè voglio dire, una persona che certamente ha la sua, le sue qualità e quindi poteva andare bene. Ma se era nato un anno prima siamo d'accordo, era quello che me dette fastidio, non ho motivo di dirle, che è uscito 5 giorni prima, passando invece tutti quelli come me, come Liotta e altre persone, avevamo lavorato per arrivare a questa posizione, però sono cose che passano. Allora, quello che dico invece è, per poter diventare, essere candidato a sindaco, quindi ci sono delle cose particolari, quindi la conoscenza del territorio da parte tua, la conoscenza dei cittadini, del personaggio che si candida, l'autorevolezza necessaria che determina il fatto che tu hai dato qualcosa, negativo o positiva, nel senso che puoi anche valutare le cose negative che hai fatto, no? Cioè voglio dire, se tu pensassi per esempio a Doris Lo Moro, la cosa principale che ti viene in mente è l'ASL che è stata chiusa. Però poi ci sono tante altre cose di Doris Lo Moro che invece sono state altamente positive, che se prevalgono rispetto a quella situazione che magari andava avanti lo stesso, e te la fanno vedere come una possibile persona che è candidabile, anzi spererebbe che uno la candidi, no? Se tu pensi a Gianni Speranza, in un momento in cui lo vedi antipatico e dici ma che ha fatto Gianni Speranza, non ha fatto niente, dico per dire, e allora poi lo vedi come colui che ha fatto invece il parco impastato, che è stata una persona che ha dato un buon blocco alle ingerenze di carattere mafioso eccetera. Se prevale questo rispetto all'altro, lui è una persona che ha autorevolezza necessaria per poter portare avanti la situazione. E ci sono tutte queste frazioni. Sì, ma non sono frazioni, sono analisi. C'è il segretario del nostro partito, che essendo segretario di un partito, una persona autorevole, che è stata nel consiglio, che ha esperienza, che ha esperienza amministrativa, che sono altre possibilità di poter ragionare. Mi permetto di dire, ci sono io che ho la possibilità. Certo. Certamente io sono pronto. La domanda che tu mi facesti ieri, ma lei è pronto? Sì, io sono pronto. Io non ho bisogno di prepararmi per poter... Io, sai cosa posso dirti? Mi considero una buona riserva in panchina, nel senso che non sono... Quello che potrebbe risolvere la partita all'ultimo minuto. Forse sì. Nel senso che non potrei mai fare queste interviste, non potrei mai essere adesso presidente del partito se avessi come obiettivo il fatto di candidarmi io. Questo non vuol dire che io sto dicendo non mi voglio candidare, non mi candiderò, eccetera. Vuol anche dire se che sono... io penso che chi dice non mi voglio candidare, chi fa politica dice una bugia, perché in fondo chi fa politica, senti, mi dà sempre ad arrivare al potere. Senti, te posso dire una cosa? Allora, il potere, ci sono due modi per ambire al potere: il potere fine a se stesso per comandare, e il potere come mezzo per modificare le cose. Se io fossi sindaco sarei in ospedale dalla mattina alla sera, almeno per il prossimo mese, e verificare veramente là dentro, nelle liste d'attesa, le situazioni, gli imbrogli, i casini, i bordelli che possono essere, cercherei di modificarle. Come primo cittadino, perché poi dipende se io fossi, se io avessi, ma sono tutte stronzate. Il sindaco di una città è il sindaco di una città, ma lascia stare il sindaco di una città se hai, scusatemi, non so come chiamarli, gli attributi necessari, che non sono necessariamente quello che uno pensa quando dice questo, difende la propria città, ma la difenda veramente, non con gridate in mezzo alla strada, la difendi. Il sindaco di una città come Lamezia è potente, il sindaco di una città di Lamezia può indirizzare i voti delle persone, se hanno portato dei grandi politici. Il sindaco è sindaco, io andrei davanti all'ospedale dopo tutte queste lamentele, non a presenziare in prima fila insieme al vice sindaco per dire che ci sono.
cioè non esiste, cioè, è finita, cioè pure Papa Francesco ha deciso di non andare più sul catafalco per certo, dopo morto, che vuole entrare dentro, noi ancora viviamo le prime file di seduti lì. Ma di cosa stiamo parlando? Il mondo è cambiato, il mondo ha bisogno di gente che fa il condottiero per difendere un territorio e le persone soffrono, le persone soffrono. E quanto riguarda il potere, quando io ti ho detto non ho ambizioni di candidare, ma sono pronto, non ho ambizioni, sì, ma sono pronto. Sì, abbiamo capito. Perché ho 67 anni, la mia vita l'ho fatto, ho avuto tutto, cioè capito? Cioè, io ho avuto il potere. Ho avuto il non potere, ho avuto il potere economico, ho assaggiato tutto. Che cosa mi servirebbe a 67 anni, no, rovinarmi magari i prossimi 10 anni della mia vita, no, che sono quelli, diciamo, tra virgolette, di riposo. No, che sono gli ultimi dove c'hai la forza per poter fare qualcosa di nuovo. Usare bene le sue forze. Ecco, bravo, esatto. Usare bene la mia forza per i figli, aiutarli in quello che stanno facendo, con i risultati che si stanno ottenendo, e per fare cosa? Perché io ho il potere, che me lo porto dentro la tomba dopo il potere, non me ne frega niente. Il concetto è che io mi sento il dovere di non lasciare la città, per cui quando dico sono una buona riserva è che se non si riuscisse a trovare le persone giuste per io sono pronto a fare qualsiasi ingegnere, cosa. Io con lei parlerei ancora fino a domani, però io voglio fare un'altra domanda. Sì. No? Allora, innanzitutto... queste due domande l'avevo proprio in mente, adesso mi stanno sfuggendo. La sua candidatura a sindaco, se non mi sbaglio, stavo dicendo, diciamo lei è già pronto come candidato sindaco? No, non sono pronto come. No, lei. Io non ho bisogno di prepararmi, nel senso, non mi devo preparare. Non si deve preparare. Io ho la gente però che mi conosce. Però in questo periodo, lei sa che ci sono state le riunioni, sì. Sia in ospedale, sì. È venuto il commissario, sì. Sì. E poi c'è stato l'altro incontro della regione per quanto riguarda il campo Rom. Sì. Sono due argomenti. Sì. Che si parla dei 50 anni, è come il ponte di Messina, che non si faranno mai. Sì. C'è giusto l'ospedale che è il Rom. Sì. Lei, se dovesse diventare sindaco, questi due argomenti molto seri per la città, ospedale e campo Rom, come l'affronterebbe? E se ci crede a quello che hanno deciso in questi giorni? Allora, per quanto riguarda non so il campo Rom, non è stato chiarissimo, mai come questa volta. Sei stato chiaro, nel senso che sei stato preciso nella domanda e penso di essere preciso nella risposta. Io sono convinto che adesso, diciamo, l'amministrazione è stata aiutata da queste ingerenze di carattere sovracomunale per quanto riguarda il campo Rom, no? E quindi chiaramente si può muovere più speditamente perché c'è meno rapporti diretti con questo. Io lo dicevo da quando ero candidato, io sono, bisogna trovare un po' di realpolitik quando si parla, no? Si deve creare dei, io la penso con campi transitori, risposta, ma i campi transitori poi diventano ghetti, sì lo so, però... L'iniziativa è un campo transitorio, bonificare la situazione lì e creare la situazione lì, fare diventare un grande parco quella zona lì, perché diventerebbe un riscatto, perché lì c'è bisogno di una bonifica necessaria in tutta quella zona. Che bonifica ci vuole? E poi nella parte, diciamo, della nuova zona individuabile per poter momentaneamente inserire le abitazioni per gli zingari, creare che all'interno sono cittadini residenti, sì, però al di là di questo sono persone, quindi vanno, come dicevo prima. All'interno della situazione bisogna fare delle scuole proprio che possano permettere che gli zingari non possano non mandare figli a scuola. Ci vuole l'integrazione, che deve essere preceduta dall'educazione, non deve essere preceduta soltanto dall'integrazione. Non puoi integrare una... Io racconto sempre questa frase e lo dico in maniera veloce così non ti disturbo. Quando andammo una volta a San Pietro Lamedino, lo dico spesso questa cosa, e andammo a San Pietro Lamedino, dove si erano trasferiti una serie di nomadi, io trovai un bambino che faceva la cacca nel pianerottolo del palazzo. E quello è rimasto lo stesso, perché sono stato l'altra volta. Benissimo, allora e quello che intervistate è morto di bronchite.
Ah, questo mi dispiace, poverino. Stiamo parlando di 20 giorni fa. Ah, mi dispiace. Allora, io mi ricordo che eravamo andati lì, vidi questo bambino che faceva la cacca mentre noi, il consiglio camminavamo, la commissione camminavamo verso su, e dissi, ma scusa, cosa stai facendo? Ci sono i bagni dentro. E lui mi rispose candidamente, mi disse, che sto facendo di male? Sto facendo la cacca. Ok? Allora, questa frase ti deve far capire che lui non stava facendo niente di male, perché lui nella sua mente faceva una cosa per lui normale. Allora non c'è un problema, tu non puoi integrare una persona che è abituata a vedere normale fare la cacca sul pianerottolo, certo. Quindi deve essere preceduto da un'educazione, da una struttura scolastica che fa educazione, che prima dell'integrazione. Dopodiché credo che quando ci sarà un'amministrazione, il commissario che sono adesso inseriti per fare quello avranno fatto dei passi e ci regoleremo sulla base di quello che ha fatto lui, da qualsiasi postazione io sia esso sindaco, sia esso continuando a essere il presidente del PD in un'amministrazione che spero sia la nuova amministrazione alternativa a quella attuale. Per quanto riguarda l'ospedale, ho detto già prima, cioè qui stiamo parlando di una continuazione di spoliazione. Cioè, qui nascono associazioni, nascono situazioni da sempre, il Comitato di Vendita della Medicina, la Mezza della Sanità, adesso l'altra che è un egregio intervento da parte di Amalia Bruni che ha fatto quest'altra. Ma con molta sincerità, in una manifestazione dove c'è un ospedale, dove c'è il problema dell'ospedale, dovrebbe esserci la fila delle gente che vuole partecipare. Perché non c'è? Perché non c'è più quella massa critica dei cittadini? Perché la gente è sfiduciata, la gente non individua più in noi persone che fanno questo perché vogliono modificare le cose a vantaggio dei cittadini, ma vedono queste cose, non sto parlando di una manifestazione in particolare, vedono queste cose come manifestazioni per adulare la propria persona, per metterla in primo piano rispetto alle proprie. Ma quali sono i cambiamenti? Il potere sta da un'altra parte, o c'è il cittadino che capisce che ci sono persone che pensano a loro per loro, o ci sono cittadini che invece pensano alle cose che si dicono perché lo pensano, perché fanno le cose a loro vantaggio. Cioè io penso che il cittadino debba vedere, se ne debba rendere conto che il nostro ospedale è morto. Perché non se ne rende conto? Quando mai hanno visto un sindaco lì dentro a dire, caro mio, non ti preoccupare, troviamo la soluzione? Sta sempre a giustificare il comportamento della regione, certo. Capito? Cioè, senza, un comportamento della regione che sta chiudendo le parti. Ringrazio, chiudo, di aver fatto il passo indietro rispetto al discorso della... io per esempio sono ancora convintissimo dell'importanza del trauma center, che oggi cambia nome, ma che possa essere nel nostro territorio. Nessuno difende questa città in maniera seria. Cioè, i passaggi che ci sono passaggi. Io da qui a breve con il Partito Democratico prepariamo qualcosa per dare l'idea di quello che vogliamo fare di questo ospedale, sulla base non dei futuri e dei pensieri e dei sogni, ma sulla base di quello che abbiamo oggi nella legge e che nelle normative possiamo estrapolare per farne una strategia. Ma questo vale per tutto, è una città disastrata, è un aeroporto che perde passeggeri, certo. Che non ha, che invece di fare bandi per prendere gente esclude quelli vecchi e ne prende solo nuovi. Cioè è una città che perde Ryanair e si sta zitta, capito? Cioè il calo dei passeggeri e si sta zitta. Tutto va bene, Madame Adore, cioè tutta una cosa. E allora, insomma, ecco. L'operato di Occhiuto, lei come lo vede? L'operato di Occhiuto è un chiaramente è un grande uomo mediatico, del resto essendo figlio di un partito berlusconiano non può che capire che a livello mediatico a livello di, diciamo, quindi la parte segretario nazionale, no? Sì, a livello mediatico è certamente una persona che sta dando, che sta facendo capire di esserci. Che non è una cosa che voglio dire che fa male, perché se noi avessimo una persona che, cioè voglio dire, dopo tanto tempo, no? Io non so se abbiamo le immagini per poterlo mettere dentro, ma dopo tanto tempo vedere il sindaco che con la magliettina va sul tapirulan a dire dobbiamo fare sport, l'hai vista questa cosa? Cioè, ci lavora sempre. Eh?
sulla mezza termina, cioè... No, non l'hai vista, hai visto lui con la magliettina che sì. era sul tapirulan, sì, che diceva bisogna fare esercizio, andare, eccetera, eccetera. E esce fuori con questa tapirulan, eccetera, e poi noi andiamo ai parchi e troviamo schifezze a terra, oppure sulle strade non possiamo camminare, o le piste ciclabili sono piene di... Cioè, mi viene da ridere, cioè uno potrebbe pensare che è un accanimento, però ragazzi, noi non ce la facciamo più, la zona di Piazza d'Armi, la zona di Piazza d'Armi è diventata un ghetto, e lui non fa niente, cioè, ma dove vivono? Cioè, io non riesco a capire. Allora, non volevo parlare così tanto di politica, ma tu me l'hai detto cosa farei, allora... La prima cosa che io farei, se fossimo all'interno, ripeto, non come sindaco, ma come nuova coalizione che vince, eccetera, eccetera, è quella di cominciare a fare mese per mese riunioni con tutti i cittadini in una delle tante sale che noi abbiamo e sentirli, perché il vero problema è non dare ascolto ai cittadini. Però lui ogni volta che viene qua, ogni settimana, il sindaco, ogni martedì, con un foglietto come l'ha portato lei qua. Sì. Mi parla di milioni e milioni di euro che sono arrivati nelle città della Mezza Terra. Ok, benissimo, vengano. Quando sono arrivati, quando li vedremo, quando costruiremo, quando faremo tutto, noi saremo contenti. Io non sono mai per demolire quello che fanno di buono gli altri, sono quello per sottolineare quello che non fanno di bene. Bene. Grazie per la bellissima intervista. È stato un piacere grazie stare tanto. Con lei, ci vedremo. No? Quando vuoi mi chiami, io sono sempre qui. Grazie. Va bene? Arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti. Buona giornata.